C'è il derby di Milano nella 25esima e penultima giornata del campionato Primavera Team. Al centro sportivo Vismara ad assistere a questa importante partita ci sono anche Donnarumma e Galliani. Sono le due squadre che guidano il girone, Inter in testa con 54 punti, Milan secondo a 52. Con una vittoria la squadra di Vecchi sarebbe matematicamente certa della qualificazione alla Final Eight, ed è proprio l'Inter a cominciare meglio con Correa, che costringe Livieri ad una gran parata sul cross di Baldini. Ancora Inter al 17esimo con Zonta che mette in mezzo il pallone. Questa volta Baldini ha tutto il tempo per andare alla conclusione, dà soltanto l'effetto del gol. Il Milan cresce col passare dei minuti. Felicioli al 18esimo mette un cross pericolosissimo. La palla a due passi dalla porta si alza incredibilmente. Poi il Milan ci prova su calcio di punizione con crociata. La palla va a sbattere sulla traversa. Ha scelto il palo del portiere. Radu sorpreso. Il pallone però non si abbassa abbastanza. Ancora Felicioli pericoloso intorno alla mezz'ora, un cross perfetto per Vido che all'altezza dell'area piccola manca clamorosamente la porta. L'Inter torna a farsi vedere al 29esimo ancora con Correa, secondo grande intervento da parte di Livieri che nega il vantaggio all'Inter. Meglio il Milan dal punto di vista del gioco, ogni volta che l'Inter però affonda è pericolosa, e al 42esimo arriva anche il gol con Baldini, splendido il triangolo con Manai, bravo Baldini a bucare Livieri sul suo palo, troppo leggera la difesa del Milan, bravo Baldini a sfruttare l'errore. Al 45esimo però fallo in area di Della Giovanna su crociata, l'intervento è netto sul piede d'appoggio. A 10 secondi dalla fine del primo tempo il Milan ha l'opportunità di tornare in parità, la sbaglia, la fallisce con Vido che si fa parare il rigore da Radu. Si va al riposo con l'Inter in vantaggio per 1-0, la partita però è apertissima. Manai lanciato in contropiede dopo 5 minuti viene steso da Livieri, Milan che resta in 10, sulla punizione non succede nulla, però l'Inter prende fiducia e ci vuole un grande intervento di Plizzari entrato al posto di Livieri per evitare il raddoppio. L'Inter dilaga negli spazi e Zonta a tu per tu con il neo entrato si fa ipnotizzare ancora. Plizzari decisivo nel tenere l'1-0 per la terza volta sulla super rovesciata di Manai. Grande impatto sulla partita del portiere del Milan. Gran numero di Manai che gioca pochissimo con la primavera, ma quando lo fa fa la differenza. Il Milan ci crede e rischia addirittura di pareggiare con Cutrone che costringe Radu alla grande parata, poi ancora Vido, Cutrone e sulla linea Gianfi salva tutto. E allora all'89esimo bisogna chiuderla questa partita, ci prova proprio Guamé ma ci riesce. Al 90esimo Pinamonti appena entrato, come all'andata chiude lui la partita, finisce 2-0 per l'Inter qualificata alla Final Eight. Si interrompe invece la striscia di risultati utili consecutivi per il Milan che adesso in classifica può subire il sorpasso dell'Atalanta.